Era una studente sicuramente intelligente, appassionato, militante. Si capisce leggendo la sua tesi. Una tesi per noi emozionante, infatti quando l'abbiamo scoperta non credevamo ai nostri occhi, perché come forse già sapete tutti la davano per perduta. Si diceva ce ne sono solo due copie, una distrutta dai fascisti quando hanno dato l'assalto alla sua casa di Stella, l'altra distrutta dall'alluvione di Firenze nel 1966. Però per fortuna due giovani ricercatori di Ames, dilettanti ma seri, sono andati avanti e hanno scoperto questa tesi, e noi alla fine abbiamo deciso come associazione Ames, d'accordo con la Lega delle Cooperative che ci ha sostenuto, di pubblicarla facendo un'edizione critica. Ecco, su questo ci tengo, non è diciamo una brutta pubblicazione di quello che abbiamo trovato, c'è il testo originale commentato. E la cosa importante, se posso dire ancora una parola, è che questa tesi viene dal passato ma illumina il presente. Questo è quello che a noi interessa, no? Vogliamo sapere cosa hanno fatto, cosa facevano i nostri bisnonni, eccetera, nel campo del mutualismo, della cooperazione, ma per vedere se oggi possiamo fare qualcosa anche noi, specialmente in questo periodo di crisi economica così dura per tutti. Speriamo di farcela.